Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono. Buonasera, buonasera, benvenuti a Dove c'è impresa c'è vita, la trasmissione con cui ogni settimana raccontiamo la vita sociale ed economica del nostro territorio e in particolare della nostra città attraverso le storie degli imprenditori di CNA che ogni giorno portano avanti la propria attività, le proprie idee, la propria creatività. Oggi abbiamo ospite Eleonora Conti, titolare dell'Angolo di Ele, è una nuova gastronomia che è sorta all'angolo tra Porta San Pietro e via Carlo Maier. È una iniziativa imprenditoriale molto interessante anche perché, come dire, è tipicamente anticiclica in un momento in cui tante imprese, soprattutto in questo settore, giustamente lamentano problemi a causa delle bollette troppo elevate. Eleonora ha deciso di aprire questa attività e cercheremo di capire perché, come c'è arrivata, quali sono stati anche i processi, le ricerche che ha fatto per scegliere quel tipo di attività e soprattutto quella zona della città, perché anche la scelta della zona quando si apre un'attività è molto importante e in questo caso non è indifferente rispetto alla buona riuscita che Eleonora sta avendo. Insieme a lui il marito Giuseppe Pegorari. Dovete sapere che già fin dall'inaugurazione dell'attività la gastronomia di Eleonora ha visto così una mobilitazione della famiglia, c'erano anche le due figlie e Giuseppe naturalmente dà una mano fin dall'inizio all'attività di Eleonora e darà una mano sempre di più in futuro. Allora, cominciamo Eleonora. Prima di tutto, come sei arrivata a decidere di aprire una gastronomia in questa zona della città? L'idea di aprire un'attività mia è sempre stata una mia idea fin da quando sono nata praticamente, anche perché vengo da due generazioni di attività familiari. Mia madre ha avuto varie attività, quindi sono cresciuta in un ristorante, quindi di conseguenza mi viene molto facile, diciamo, il discorso di... E ho sempre avuto un po' questa indole, penso, imprenditoriale, anche a volte contestata da tante persone. Ho sempre lavorato come dipendente, come cuoco, nonostante non ho titoli di studio, perché io vengo da una realtà lavorativa di gavetta, come si dice nel nostro ambiente, quindi io ho cominciato lavando i piatti molto piccola, progredendo, imparando. Sono autodidatta, io studio tuttora, infatti casa mia è piena di libri. E tutti i giorni, negli ultimi quasi 4 anni, passavo davanti a questa gastronomia che io vedo da quando ero ragazzina, perché io andavo a scuola lì vicino, quindi c'è sempre stata questa gastronomia, e ho visto il cartello Affittasi. E un bel giorno arrivo a casa e ho detto, ma se io vorrei provare, perché se è un'attività comunque esistente già da tantissimi anni, secondo me è un fondo, una base, perché l'importante è che i castelli si costruiscono con le fondamenta, non senza dal nulla, secondo me. Ecco, tra queste fondamenta c'è anche, ricordiamolo, il fatto che tu, appunto, come ci hai ricordato, sei del mestiere, insomma, sì. Sei un autodidatta, eccetera, eccetera, però, insomma, fino a settembre, settembre di quest'anno lavoravi per un ristorante, tra l'altro, molto conosciuto della città, sì. Che possiamo anche dire qual è. Sì, sì, io ero uno dei cuochi del ristorante Ciclone in via Saraceno e comunque ed ero apprezzata, insomma, nel mio ambiente sono comunque sempre stata apprezzata. Più che altro sì, le preoccupazioni potevano essere di aprire un'impresa in questo momento che, come dicevo, io sono convinta che un momento ideale per aprire le imprese al giorno d'oggi non esiste, è solo una questione di ottica e di mentalità, secondo me. Dopo ovviamente è soggettiva le opinioni, sicuramente. Giuseppe, a un certo punto evidentemente tua moglie ha detto, guarda, ho deciso di fare il grande salto, tu come hai reagito? Ecco, giusto per aprire uno spaccato di vita familiare. Beh, io sono stato positivo fin dall'inizio, perché comunque conosco le sue potenzialità lavorative, quindi non c'era nessun problema per dirgli no, non farlo. D'accordo, il periodo non è dei migliori per questo caro bollette, però non ho avuto nessun pensiero di no, anche perché era un suo sogno nel cassetto. Devo dire che altre persone l'hanno appoggiata, perché no? Provaci, se non ci provi adesso. Quando... Anche perché trovare, aspettare il momento giusto, come dice giustamente Eleonora, significa non cominciare mai, no? Esattamente, perché insomma... Ecco, ricordiamo che tu fai un altro, tutt'altro lavoro, che lavoro? Esatto, faccio trasporto conto terzi con un furgone leggero, trasporto olio lubrificante per macchine. E però può darsi che magari in futuro ti si veda anche temporaneamente in certi ci sto pensando momenti particolari. Mi piace anche come da piccolo, come tutti
adolescente avevo un sogno di fare il salumiere, non è proprio identico, però diciamo che mi piace stare in contatto con la gente, è un lavoro diverso, anche perché sono 24 anni che faccio trasporto e sono un po' stanco di questo mestiere, anche perché anche in questo mestiere ci sono varie problematiche, quindi... Allora, vedremo, ci torniamo su tra un attimo, se questa gastronomia sarà anche un'occasione per cambiare attività. Allora, raccontaci un po' di come hai impostato questa attività, Eleonora, che cosa proponi al pubblico, come ti sei fatta conoscere. Diciamo che le specialità principali sono quelle che riguardano il pesce. Ho impostato il lavoro facendo pesce tutti i giorni, variando in base a quello che trovo nel mercato. Per fortuna ho conoscenze a livello di aziende, comunque contadini anche, perché ho lavorato anche vari anni a Ostellato e quindi ho conosciuto tutte quelle che sono le realtà delle bancarelle, della Coldiretti e di tutte queste aziende del territorio che secondo me devono essere comunque incentivate anche. Come dicono normalmente i ristoratori anche importanti, le materie prime sono la cosa principale, insomma può essere il miglior cuoco del mondo, ma se le materie prime infatti, non sono buone, il non pesce puoi, non i è miracoli buono. Non vengono fuori, infatti. Esatto. Quindi, infatti oltretutto sto prendendo accordi per riutilizzare dei prodotti tipici di Ferrara, mi sto accordando con dei contadini proprio, sono proprio contadini di Cona e di Ostellato, per poter utilizzare le patate che coltivano loro, faccio un esempio, le zucche, anche le pere, noi abbiamo una pera qui a Ferrara che nessuno la conosce praticamente e io credo di essere l'unica a Ferrara che fa la tenerina con le pere, per esempio, perché non è conosciuta, nessuno la conosce e quindi sto prendendo accordi anche con delle guide turistiche per poter far vedere quello che è comunque il nostro territorio, perché comunque Ferrara, al di là del fatto di tutto quello che può essere il valore artistico della città, abbiamo dei prodotti tipici che la gente ci invidia, sinceramente. Ecco, ma le guide turistiche cosa dovrebbero praticamente fare? Le guide turistiche portano i turisti e io faccio vedere come si fanno i cappellacci, che è il cappellaccio che è il tipico nostro, come si può trattare appunto le nostre pere, da quello che può essere dall'antipasto al dolce, il menù, ecco, e quindi anche assaggiare i nostri prodotti tipici, ovviamente quello che era portato alla gastronomia, perché la gastronomia è piccolina, quindi è tutto dimensionato a quello che ho gli spazi per ovvie cose, però ecco, la mia idea proprio di gastronomia non è solo un discorso facciamo da mangiare, mettiamo a banco, punto, è cambiare tutti i giorni per dare una realtà diversa alle persone che sono fuori dalla mattina alla sera, arrivano a casa la sera e non hanno niente di pronto, però tutti i giorni sanno che venendo lì trovano sempre qualcosa di nuovo, fresco e genuino, insomma. Ecco. E anche magari a prezzi ragionevoli. Quello è ovvio, perché come gastronomia ovviamente bisogna anche mantenere un discorso di qualità, ma anche di prezzo, appunto per essere abbordabile a tutte le fasce di reddito, insomma. Ecco, e quindi Eleonora da una parte sta coronando il suo sogno di aprire un'attività, una gastronomia, invece Giuseppe potrebbe coronare il suo sogno di avviarsi su una nuova attività previa a una serie di attività obbligatorie di aggiornamento, sì. È così? Eh sì, devo fare il corso per alimentaristi, devo seguire cose che non ho mai, diciamo così, studiato, quindi devo aggiornarmi su un settore che è diverso dal mio. Ecco, naturalmente tu saresti addetto al banco, no? Perché esatto. Ovviamente Eleonora fa da mangiare e abbiamo capito che fa da mangiare molto bene, tu dovresti occuparti dei clienti, esatto. Dell'attività, stare al banco, soprattutto immagino nei giorni di punta, così? Esatto, tipo il fine settimana, diciamo che anche durante la settimana vediamo che la gente viene, quindi sa che sarà un full time. Ecco, naturalmente è facile battuta dire che hai la physique du rôle, no? del banconiere di gastronomia, insomma, sì, non c'è dubbio. Guarda, mi hanno detto da piccolo mangia che cresci, io gli ho creduto, tuttora. E naturalmente però si tratta anche di rapportarti, a te piace il rapporto con le persone, il rapporto con la clientela, chiacchierare, porgere, mangiare, raccontare. Sì, mi piace molto, anche perché vengo da una realtà che è solo sul furgone, quindi con chi parlo, quindi diciamo che mi piace tantissimo avere relazioni con il pubblico. Naturalmente l'aspetto negativo sarebbe avere la propria moglie come datore di lavoro. Beh, guarda... Eleonora ride, ma... È il secondo matrimonio che, e sinceramente, se l'avessi conosciuto prima sarebbe stato meglio. Non so cosa ci sia tra me e mia moglie, però andiamo d'accordo. Quindi... Siamo di seconde nozze tutte e due, quindi... Quindi, diciamo, appunto, diventare dipendente di tua moglie non ti spaventa? Ecco. No, guarda...
Assolutamente. Ecco, questo è interessante, perché un'impresa familiare si basa anche sulla buona armonia tra le varie parti della famiglia, visto che la famiglia e l'impresa a un certo punto si identificano. Quindi è anche giusto sottolineare questo aspetto. C'è un'altra cosa molto interessante che tu ci hai detto, e cioè il luogo, ma anche i processi di rifornimento, eccetera, tu li hai studiati, non voglio dire a tavolino, però insomma sì, ci hai lavorato su a lungo prima ancora di prendere accordi. Sì, ho studiato tutto quello che offriva al mercato di Ferrara. Esperienza anche buona è stato il periodo Covid, perché adesso io ho continuato a lavorare lo stesso, però mi sono resa conto che nel periodo Covid, quando noi volevamo ordinare qualcosa in famiglia, siamo in quattro comunque, tanti prodotti non venivano forniti, diciamo. Adesso io a casa mia me li faccio io, d'accordo, però chi non è in grado, chi non ha le competenze, ci sono dei prodotti che non venivano consegnati. Da lì è cominciata l'idea appunto delle consegne a domicilio, di fare la maggior parte dei prodotti in monoporzione già pronti appunto da asporto, proprio per rendere anche più veloce quello che può essere il pranzo o la cena. E quindi diciamo, dal discorso Covid, dal discorso delle mie conoscenze, dalle esperienze mie lavorative anche, perché comunque dove lavoravo facevano anche loro le consegne, quindi sì, l'andamento un po' vedevo, e poi dopo appunto mi sono informata tramite internet, siamo andati in giro un po' per vedere, e effettivamente di gastronomia a Ferrara non ce ne sono tantissime, e proprio mi è stato detto che la mia idea era bella proprio per il fatto che nessuno ha questa imposizione del discorso delle consegne a domicilio e del discorso del cambiare banco. Oltretutto, nel mentre abbiamo studiato anche un discorso di appunto attivare l'applicazione delle box appunto di riferimento, proprio per il fatto che io così recupero comunque quello che è il costo della materia prima, e tutte le mattine io riesco ad avere comunque un banco di prodotti freschi. Spieghiamolo bene. Dunque, intanto ci sono una serie di applicazioni che insomma ormai molti conoscono, tipo Deliveroo, tipo Glovo, mi pare che si chiami, e Just Eat. Ancora è Just Eat, Just Eat. Esatto, citiamo giustamente quelle più importanti. Tu le hai tutte e tre, io mi sembra. Io ce le ho tutte e tre. Esatto. E Giuseppe infatti ci diceva prima che una di queste appena l'avete fatto. Appena abbiamo toccato Deliveroo non è neanche passata mezz'ora. Sì, tutto suonato con un ordine. Sì, è una piattaforma veramente che dà da lavorare. Sono molto utilizzate, sì, effettivamente, e stanno funzionando appunto perché chi cerca cibo a domicilio, poi naturalmente tra coloro che cercano a domicilio spesso ci sono giovani, per esempio studenti, sì, universitari, che quindi per natura sono portati a usare ancor più di noi magari che siamo qualche anno in più. Internet è il futuro, quindi tutti sanno usare, anzi i ragazzi sanno usare meglio di noi internet, sinceramente, perché io ho dovuto anche fare dei corsi specifici, perché ogni azienda ha la sua apparecchiatura e quindi i propri processi di aggiornamento, perché io poi cambio il menu continuamente, quindi vanno aggiornati di notte e devo sempre tenerli accesi proprio per questo, per riuscire a fare gli aggiornamenti in tempi utili negli orari di lavoro, insomma. Quindi Giuseppe te li dovrai imparare anche tu adesso. Eh sì, mi sa di sì. E poi c'è un'altra applicazione che si chiama Too Good in particolare, Too Good To Go, troppo buoni per andare, insomma, da essere gettati, questo è un po' infatti il senso. Che cosa fa? Praticamente è un'applicazione dove sponsorizzano il fatto di non sprecare il cibo, proprio è fatta per non spreco del cibo, perché purtroppo ce n'è tanto di spreco di cibo in generale, e quindi questa applicazione ti permette di prenotare delle box nei vari punti vendita, che comunque anche a Ferrara ce ne sono tanti, e poi passare in un orario prestabilito dall'attività e appunto ritirare questa box, che è a sorpresa, diciamo, quindi è un tot, ci sono varie range, vanno da 5 euro fino a 15 euro di valore di quello che metti dentro, pagando un terzo di quello che è il prezzo di listino, diciamo, e quindi permette all'attività di non buttare via cibo preparato, sempre con i rispetti di tutti i canoni che si devono rispettare. E poi per l'attività proprio serve a non avere degli sprechi, per poi riuscire, adesso io l'ho impostata così, per poi riuscire ad avere tutte le cose fresche, e quindi tutte le mattine ho tutto il banco fresco, diciamo, ecco, e recupero perlomeno la materia prima, che in casi normali invece tecnicamente tu butteresti via, e quindi certo. Vuol dire tanto adesso, visti i tempi che corrono, ecco. Questa è una cosa assolutamente molto positiva, è un'applicazione che mi fa piacere ricordare anche in questa trasmissione, perché è un'idea molto interessante, appunto, come dicevi tu, per evitare lo spreco di cibo, che purtroppo è uno dei fenomeni della nostra civiltà, dei più preoccupanti e che più dà possibilità anche alle persone che hanno un budget limitato, anche c'è anche da dire questo, di poter cenare o pranzare, insomma, con prodotti buoni, genuini, comunque, senza spendere delle cifre esorbitanti, insomma, ecco.
Un'ultima considerazione io ti chiederei sul fatto che CNA ti ha dato una mano in questa fase di avvio, il servizio Crea Impresa che noi ricordiamo sempre di CNA ha avuto una parte, insomma, ricordo in particolare la collega Alice Dalle Vacche della SERT di Craso che ha lavorato. Io ho chiesto informazioni come sempre prima ancora di aprire, anche perché non avevo la più pallida idea a livello amministrativo e cartaceo di cosa dovevo fare esattamente. Sapevo di avere già i requisiti perché avevo l'iscrizione alla Camera di Commercio, avevo già il SAB da tanti anni perché ho fatto un corso specifico in merito, però al di là delle normative che ci sono, che cambiano continuamente, non avevo. E il CNA effettivamente mi ha appoggiato tantissimo, anche perché io ero completamente analfabeta di tutto e hanno avuto una pazienza, infatti io dico sempre che sono delle sante, perché hanno avuto una pazienza disumana di starmi a spiegare le singole operazioni, perché ho il POS, il registratore di cassa, tutto quello che è il materiale fiscale, i permessi comunali, che comunque sono tanti e sono procedure abbastanza impegnative che cambiano continuamente, e quindi devo dire che mi hanno appoggiato e poi le posso chiamare in qualsiasi momento, ho sempre avuto risposte in tempi reali, oltretutto, cosa che a me serve appunto per organizzare quello che è la mia attività, e comunque sempre più che disponibili. Qualcuno abita lì nella zona e sono anche i miei clienti, quindi vedo che comunque, insomma, devo dire che grazie al CNA, ecco, sono riuscita ad aprire, perché senza di loro ovviamente non sarei riuscita. Benissimo, ecco, è giusto sottolinearvi, ringrazio Eleonora di questa sottolineatura, appunto perché un po' questo è il ruolo, insomma, di CNA, in particolare del servizio Crea Impresa, cioè aggiungere alle competenze che una persona si porta con sé nella creazione di un'attività, aggiungere tutta quella corollaria di competenze amministrative, normative, eccetera, che servono poi, e anche eventualmente di business plan, eccetera, che servono a costruire un'azienda a tutti gli effetti, perché appunto infatti Eleonora ci ha messo la sua competenza di cuoca, di persona esperta del settore, capace di contattare i fornitori, di fare un'analisi di mercato, eccetera, e la CNA ci ha messo una serie di competenze a corollario di cui un'impresa oggi non può più fare a meno, proprio per aprire, già per cominciare. Aprire, infatti, e poi comunque la continua assistenza anche a livello fiscale, perché ovviamente gli scontrini, tutte queste cose a volte si sbagliano e quindi bisogna dare comunicazioni varie, e le hanno sempre, me le fanno loro ovviamente, perché comunque io non sarei in grado, e comunque ha un'assistenza continua, quindi questo mi fa stare tranquilla, che so che se ho un problema io telefono, mando un messaggio e mi rispondono in tempi molto brevi, quindi per me è una tranquillità, cosa che ci vuole specialmente in un inizio di attività. Secondo me la tranquillità di poter capire che è qualcuno che ti aiuta e ti risponde per fare le cose al meglio, che io ci tengo a fare le cose fatte bene, e quindi anche solo per la normativa dell'HACCP. Adesso io avevo l'abilitazione a varie normative dell'HACCP, ma sono cambiate nel mentre, e poi da dipendente sono una cosa, da imprenditore cambiano, quindi ho tutto un piano di autocontrollo che mi ha gestito il CNA, un piano di autocontrollo abbastanza impegnativo, perché tutti i fornitori vengono gestiti in maniera diversa, però tramite il CNA sono riuscita a farlo, perché c'è un consulente apposta dedicato solo per fare queste cose, quindi è venuto addirittura in gastronomia a controllare che sia tutto a norma, insomma, ecco. Perfetto, benissimo. Quindi in conclusione ringrazio Eleonora per queste considerazioni anche positive, insomma, sul Crea Impresa della CNA di Ferrara, e soprattutto ti facciamo tanti auguri, evidentemente. Grazie. L'attività è partita bene, noi auspichiamo che continui bene, auspichiamo che il tuo nuovo dipendente, cioè tuo marito, come dire, corrisponda alle tue esigenze di imprenditrice. Sì. E quindi buona giornata, buon lavoro a Eleonora Conti, all'angolo di Ele, lo ricordo, si trova all'angolo tra Porta San Pietro e via Carlo Maier, è un bel posto e vale la pena di fare una visita anche tramite app. Ringrazio anche Giuseppe Pegorari, marito di Eleonora, che ha aiutata, l'ha sostenuta soprattutto nell'avvio di attività. Ringrazio tutti voi, ci rivediamo la prossima settimana, stessa ora, stessa rete. Grazie. Avete ascoltato? Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono.